Sono stati 2 anni intensi e totalizzanti, una galoppata frenetica verso il raggiungimento di un obiettivo, essere vicini alla gente e aiutarla nei problemi quotidiani. Con queste parole, il generale Canio Giuseppe La Gala, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri, saluta Napoli. Saluto Napoli con grande emozione perché ho trovato una città ricca di storia, di tanta umanità, ma soprattutto di tanto calore. Certo, sono stati 2 anni intensi, 2 anni in cui, come ho descritto, è stata una galoppata contro il tempo con un unico obiettivo, quello di essere vicino alla gente per aiutare tutte le persone in difficoltà. Sono stati 2 anni in cui abbiamo combattuto la criminalità organizzata, la criminalità comune, abbiamo gestito l'ordinarietà, ma soprattutto abbiamo combattuto un nemico invisibile, il coronavirus. Quindi ecco il mio ringraziamento oggi va soprattutto ai miei carabinieri, ai miei oltre 3.600 carabinieri della provinciale di Napoli che quotidianamente con tanta generosità si prodigano per aiutare la gente in difficoltà. E l'abbiamo visto soprattutto anche durante il lockdown, durante la pandemia. Ci sono stati carabinieri che hanno portato le pensioni a casa di centinaia di anziani che non potevano uscire, carabinieri che hanno portato i viveri, carabinieri che hanno portato medicinali a casa di persone che non potevano uscire. E a guidare il Comando Provinciale di Napoli arriverà il generale di brigata Enrico Scandone.